Allora, vi annuncio quindi la chiusura di questa maratona con l'ultimo dibattito, le mobilitazioni ambientali contemporanee. Quindi non so se sono tutti in sala i relatori, ma insomma invitiamo sul palco Nicola Capone, libero ricercatore, docente, attivista, cofondatore del Laboratorio di Ecologia Politica del Presente, autore di La norma e lo spazio per un'ecologia politica del diritto e di Ecologia politica del diritto, spazio terrestre e norme nell'era dell'antropocene, capitalocene. Invitiamo anche Camille Etienne, attivista per la giustizia sociale e climatica, autrice di Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. Invitiamo sul palco Rejane Sénac, professoressa di Sciences Po Paris, autrice di Radicale et fluide, Les mobilisations contemporaines e di Comme si nous étions des animaux. Modera il dibattito Francesco Maselli, giornalista del Grand Continent, corrispondente del quotidiano L'Opinion in Italia. On vous invite à rejoindre la scène, à monter. E credo a nome di tutta la squadra e l'equipe dell'Institut Français, dell'Ambasciata di Francia, vi ringraziamo di essere stati con noi fino alla fine di questa lunga maratona e ringraziamo tutti quanti i relatori che ci hanno fatto l'onore di essere parte di questa notte delle idee straordinaria con un tema così importante e da un punto di vista così rilevante come quello delle soluzioni. E credo che possiamo anche ringraziare proprio la squadra dell'ambasciata che ha organizzato, quindi il servizio culturale, questa serata. Grazie ancora e all'anno prossimo. Buonasera a tutti, le presentazioni sono già state fatte, quindi per non perdere altro tempo io do subito la parola ai nostri ospiti. Noi stasera parleremo di mobilitazioni, di movimenti, in particolare sul clima, ma non soltanto, capiremo anche se queste lotte, se queste proteste, se questi movimenti possono trovare delle sintesi tra di loro. Quindi in primo luogo io darei la parola a Camille Etienne per farci spiegare un po' quali sono in questo momento in Francia le realtà più interessanti e le lotte che vengono organizzate, i movimenti di protesta che partono dal basso per ottenere delle rivendicazioni e anche dello spazio nel dibattito pubblico. Bonjour. Oula, wow, c'est fort. Buongiorno, potete sedervi, deve far vedere che siete in tanti, quindi sedetevi davanti, non avete paura, non abbiate paura, potete entrare, far numerosi. Volevamo lasciare il maggior tempo possibile per voi, per chi partecipa, perché il dibattito è la cosa più interessante. Allora in 5 minuti parlarvi di tutto il paesaggio della lotta francese un po' ambizioso. Vorrei dirvi rapidamente però che ci sono 2 movimenti dopo le marce per il clima che sono stati un elemento unificatore, diciamo. Abbiamo cercato di queste grandi marce che portavano in strada migliaia di persone, poi c'è stato il Covid naturalmente che ha fatto diminuire, ma quello che è avvenuto è più interessante, c'è stata una politicizzazione di questo spazio, persone che venivano a difendere gli orsi bianchi, i ghiacciai, il clima, ideali per i quali erano pronti a battersi e poi ci siamo confrontati in questi spazi di lotta. Se non è azione diretta, sono spazi nei quali si organizza la lotta. E l'altro esempio sono stati gli aiuti. Il governo ha cercato di mettere a punto degli spazi di difesa
diciamo, in cui cose che si volevano, diciamo, difendere. Quindi c'è stata una politicizzazione di questi movimenti che con, insieme alla giustizia sociale, l'antirazzismo e altre lotte si sono unite. Quindi questa politicizzazione ha dato nascita, ha fatto nascere un movimento molto interessante. Il sollevamento della terra è stato un movimento che ha voluto sciogliersi, il Consiglio di Stato poi ha annullato questo scioglimento con un atto del primo ministro. Era un atto molto offensivo, quindi era un movimento che veniva dai contadini, era molto radicato sulla terra, si diceva la terra agricola che è minacciata, quindi c'era stato un legame con i contadini, con gli agricoltori, e quindi c'era da una parte questo movimento di lotta per le terre, ma anche per l'idea della terra, per radicare nel territorio questa lotta. La cosa interessante, mi sembra per la prima volta, comunque una cosa inedita, è che c'è stata la capacità di puntare i riflettori a livello nazionale ma anche internazionale, perché c'erano italiani, spagnoli, persone che venivano da tutto il mondo, su lotte molto locali. Per esempio si protestava contro un'autostrada nel sud della Francia, c'erano persone da tutto il mondo che venivano per protestare contro la costruzione di questa autostrada, quindi si andava nel piccolissimo, se volete. E poi un altro movimento inverso è stato quello, movimento in grande, se vogliamo fare la metafora, insomma l'opposizione era in solidarietà con questi movimenti che rivendicano l'appartenenza alla terra. C'è stato un movimento più ampio, quello che vuole precisare queste lotte, avere ambizioni più grandi, grandi obiettivi di riduzione, ma su cose molto precise. Tre esempi, due. Uno, per il fondo del mare. La Francia ora ha la posizione più ambiziosa al mondo per lo sfruttamento dei fondi marini, dei fondali marini. Quindi un'alleanza abbastanza inedita fra gli scienziati e la società civile, che hanno lavorato insieme per avere un peso sulla diplomazia, sulla politica. E oggi per esempio l'autorità internazionale per i fondali marini è stata coinvolta, e una lotta contro anche l'inquinamento, l'idea sì. C'è stato un movimento per proibire quelli che chiamiamo i forever chemicals. Anche l'Italia è stata molto all'avanguardia in questa lotta. E per concludere, quello che mi affascina oggi è quello di trovare degli alleati improbabili. Come riusciamo a trovare alleati con i quali potrebbe a prima vista sembrare impossibile collaborare? Scienziati del CNRS, membri dell'Assemblea Nazionale, deputati, politici, attivisti, pubblicitari, persone che tutto d'un tratto vogliono cominciare a lavorare in modo, in base a una scelta molto forte, su un argomento che li unisce insieme a una lotta. E come rendere reale la frase di Victor Hugo di far detonare la catastrofe, comunque cercare di riprendere il potere sul tempo, cercare di... c'è la COP, facciamo un'azione, c'è il giorno di azione per la foresta, proteggiamo la foresta, ma no, noi dobbiamo imporre nel dibattito pubblico, nel dibattito mediatico e nello spazio politico noi, i nostri soggetti che non appaiono, che sono completamente ignorati e che non sono ancora diventati un argomento di preoccupazione maggiore. Noi abbiamo questa capacità. E così si riescono a prendere anche, a raggiungere, diciamo, risultati, a prendere decisioni impensabili fino a qualche tempo fa.
e credo che l'Italia si possa dire che partecipa a questo movimento. Abbiamo una grande solidarietà rispetto alla difficoltà di fare dell'attivismo nel vostro paese in questo momento politico storico. Come diceva Camille Etienne, prova, vedi un po' se va, dovrebbe andare. Prova? Sì, ok. Allora, intanto io credo che quello che ha detto Camille mette in evidenza una questione che è stato un cambio di paradigma decisivo anche in Italia. Cioè, almeno dal 2019, quando si parla di crisi ecologica e questione ambientale, non si presenta più alla nuova generazione una prospettiva catastrofica, ma si risveglia un desiderio di cambiamento e ribellione. Questo credo sia un passaggio molto importante, un passaggio che ha caratterizzato anche il movimento italiano, i Fridays for Future, lo dicevamo prima, e il movimento femminista di Non Una di Meno, che sulla questione ambientale ha scritto capitoli del proprio programma d'azione politica. Perché questo è importante? Perché la questione ecologica, dopo la crisi economica del 2008, non è più stata messa come questione marginale all'interno dei conflitti sociali. Anzi, è diventata la piattaforma, scusatemi questo termine molto piatto, ma è diventata la base di convergenza di istanze sociali diverse. E perché questo? Perché il movimento italiano e il movimento francese hanno messo per la prima volta in questione le politiche delle cosiddette COP. Vale a dire, hanno smesso da un certo punto in poi di interagire con le COP chiedendo a quella istanza istituzionale di mitigare, per un semplice fatto, perché dal 1990 al 2021, nonostante tutti gli accordi e i protocolli firmati, le emissioni di CO2 equivalente ha superato il totale delle emissioni dal 1750 al 1990. Il 1750 è la data in cui si è avuto la prima misurazione. Questo sta a dire che quei protocolli non sono serviti a mitigare, non hanno prodotti effetti reali sulle politiche industriali ed economiche. Questa è stata la prima questione. La seconda questione che ha permesso al movimento italiano e a quello francese di cambiare passo è aver svelato un altro trucco. Cioè, l'analisi delle emissioni non è stata più comparata tra paesi. Cioè, si dice tecnicamente il valore assoluto, ma si è incominciato a pensare secondo il valore relativo. Questo che cosa significa? Si è incominciato a capire a livello pro capite quanto CO2 equivalente si produce. E questo cambia le classifiche, perché i paesi industrializzati vanno al primo posto. E questo sembra scontato, ma se noi guardiamo all'interno di ogni paese quali sono le classi sociali che producono più inquinamento, esce fuori un numero che spiega perché la questione ambientale è diventata questione sociale. L'1% della popolazione mondiale produce CO2 per il 50%. Il 50% della popolazione mondiale produce il 10% di CO2 equivalente. Questo, se a questo si aggiunge che gli effetti nevasti della quindi crisi, la colpa è dell'altro 49. No, la colpa, no. La colpa è che la responsabilità è che c'è una parte che produce inquinamento e scarica le conseguenze sull'altra parte. Ecco perché i Gilets Jaunes sono stati il primo movimento sociale ecologista, perché sono i primi ad aver detto che i costi della transizione ecologica non possono essere scaricati sulle classi subalterne. E come scrive Noam Klein,
Basta uscire fuori dalla porta delle grandi organizzazioni internazionali per capire dove stanno i soldi, lo diceva Walter Tocci in apertura a questi lavori, dove stanno i soldi per riparare il danno. E allora questione ecologica e questione sociale si saldano irrimediabilmente. In Italia abbiamo il caso della GNK, che è una fabbrica che a causa della transizione ecologica ha visto il licenziamento di centinaia di lavoratori e lavoratrici. Ebbene, da quel mondo sindacale, da quel mondo del lavoro è venuta un'opzione alternativa alle politiche internazionali sulla mitigazione del danno ambientale. Se noi guardiamo questa immagine, dobbiamo intendere, su questo concludo, la crisi ecologica come un regime ecologico e come una forma di oppressione, esattamente come era una forma di oppressione la violenza e lo stato di vita che avevano i lavoratori e le lavoratrici nelle fabbriche, nelle piantagioni, nei campi di lavoro. La crisi ecologica è un'emergenza, ma è un'emergenza che ci chiama non a politiche di austerity, non a politiche di concentrazione del potere che tolgono potere decisionale alle comunità di lavoratori, lavoratrici, alle comunità locali, ma, ed è questa la forza secondo me che ha questo movimento internazionale in questo momento, può essere il momento per mettere in questione il regime di oppressione che si evidenzia nelle forme di inquinamento, che toccano più da vicino i più disagiati, le fasce sociali che già sono subalterne e già fanno fatica a avere una vita degna. Réjean Sénac, noi abbiamo parlato di diverse lotte, ci sono delle possibilità di metterle insieme? Cioè è possibile trovare delle sintesi, delle posizioni comuni? Non è semplicissimo, a volte ci sono dei movimenti che tra loro non si parlano, quindi vorrei capire, secondo te, qual è lo stato anche della collaborazione tra diversi movimenti, se esiste oppure se c'è ancora della strada da fare in questo senso. Farò una connessione con quanto è stato già detto. Parlerò partendo da un'inchiesta che avevo fatto presso 130 responsabili di associazioni attivisti, femministi, antirazzisti, ecologisti, autori di lotte contro la povertà, perché la cosa che mi interessava era vedere cosa avevano in comune. Spesso facciamo una lettura che ci porta a differenziare o a porre gli interessi, ma l'idea mia invece era di vedere come tutto ciò tendeva verso elementi comuni. Abbiamo visto che c'è una presa di coscienza molto globale delle sfide, direi anche internazionale, ma globale, per cercare di capire questi movimenti attuali come rivelatori di un sistema economico e politico, ma principalmente economico. Quindi le femministe, gli antirazzisti, coloro che lottano contro la povertà, gli ecologisti, hanno un nemico comune. Possiamo chiamarlo capitalismo tardivo, neoliberalismo. Quindi c'è l'idea che le disuguaglianze sono il rapporto e si sono legate a un mezzo di produzione che si basa sullo sfruttamento, sulle disuguaglianze tra uomini e donne, sullo sfruttamento delle risorse. Ora si tratta di vedere qual è il bene comune e la questione è più complessa. Come dicevi Camille, si dice non arriveremo alla soluzione definitiva, ci saranno dei giardini che potremo condividere. Cioè questo rivela un'impotenza a livello globale. Questa impotenza la ritroviamo su argomenti molto concreti, molto precisi e lavorando con una
logica di diversità tattica e di alleanze. Quindi prendiamo un argomento, una sfida e lavoreremo a favore di una certa coerenza per questo argomento, per questo spazio. E vengono anche rimesse in discussione una forma di purezza. C'è un tipo di riconoscimento, bisogna fare un'azione per intervenire, bisogna servirsi dello Stato di diritto. Sono stati fatti dei ricorsi per questioni climatiche che riunivano Greenpeace, Oxfam, e che hanno vinto contro lo Stato. E tutto ciò è stato visto come un simbolo molto potente, anche se poi l'attuazione è stata più difficile. Ma vediamo che non snobbano il diritto, se ne servono, cercano di far cambiare la legge, ma allo stesso tempo fanno occupazione, disobbedienza civile. Quindi c'è questa idea di fluidità come tipo di azione, ma anche come rapporto con gli altri attivisti. In Francia abbiamo avuto i famosi Gilets jaunes, che si occupavano più di giustizia sociale in ambienti rurali, periurbani, e avevano un po' l'idea di essere i dimenticati della crescita. Dall'altra parte c'erano rivendicazioni a livello di lotta contro il razzismo, che venivano associati più ai gilet neri, e c'erano anche i gilet verdi, e si sono ritrovati davanti ai locali di Amazon. C'è stata una convergenza, convergenze che non sono sempre organizzate, diciamo, ma che avvengono di fronte al nemico comune. Poi ci sono delle altre convergenze, e non amano molto il termine convergenza, perché dà l'idea che ci sono delle lotte che vincono rispetto ad altre. Qui c'è più un'idea di confluenza delle lotte, quindi con questa metafora della confluenza Trotsky parlava di fronte comune, con l'idea che ogni lotta va avanti separatamente. Si riconosce il fatto che i primi interessati parlano anche a nome degli altri e che a un certo punto si colpisce insieme. Andare avanti separatamente, ma colpire insieme. La diagnosi in partenza è molto globale sulla radicalità del problema, e quindi per essere efficaci ci vuole soprattutto pragmatismo. Bisogna lavorare sulle cause delle disuguaglianze, sulle radici, per quello parliamo di radicali. E poi bisogna avere una risposta fluida, nel senso che bisogna fare delle collaborazioni, non impuntarsi su una lotta, ma aggredirle da vari punti di vista, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista civile. Prevedere quasi una specializzazione. E la metafora, io gli ho chiesto per esempio, ma come tornate a livello globale? Perché dite il problema è mondiale, strutturale, e le risposte le date a livello locale. E il modo in cui mi hanno risposto è stato un po' bizzarro. Mi hanno detto, le isole faranno degli arcipelaghi. C'era questa idea che nelle alternative locali non c'è necessariamente una volontà di generalizzare. Io mi dicevo, ma allora fanno una democrazia radicale, fanno esperimenti, poi generalizzeranno? No, si vuole essere attenti agli aspetti specifici locali, e si cerca di lavorare in rete. E per riprendere dei filosofi francesi come Guattari, c'era questa idea di rizoma, l'idea che ognuno lavorerà a favore della specificità del proprio terreno, una prospettiva di generalizzazione della ragione, il motivo del problema,
e poi adeguamento delle soluzioni. E vorrei chiudere con una citazione di un afrofemminista. Si dice spesso che si è pessimista, che si lavora su questi argomenti di disuguaglianza, e la sfida non è tanto di vivere le cose attraverso le emozioni, lo facciamo certo, ma se si vuole adottare un registro più politico, non è quello del pessimismo o dell'ottimismo, ma è quello della lucidità. È molto dura come diagnosi, ma l'orizzonte è un orizzonte di speranza, e la speranza ha una nozione ottimista. Si dice la speranza è una disciplina di fronte a una diagnosi di disuguaglianze collegate. L'orizzonte deve essere un orizzonte di lavoro, di costruzione, che sia nella radicalità della diagnosi e nella fluidità della risposta. Visto che abbiamo un po' di tempo, se c'è qualcuno che vuole porre una riflessione, una domanda, abbiamo i microfoni, ce n'è una già. Buonasera a tutti, grazie per questa serata, per quello che avete detto, è tutto molto interessante. Io sono un giornalista e quindi sono perfettamente d'accordo con le vostre riflessioni. E io è importante, secondo me, a mio avviso, sarebbe risolutiva una visione complessiva, perché penso che mi sembra che l'Europa è responsabile per il 15% delle emissioni di CO2 globali, e io credo che molta responsabilità dell'aumento delle emissioni sia dovuta anche alla globalizzazione, alla delocalizzazione, perché stiamo assistendo a molte fabbriche che chiudono in Occidente per delocalizzare in paesi asiatici dove non hanno anche limiti. Io ricordo che dai trattati, mi sembra del passato, Cina e India erano considerati paesi emergenti ed erano dispensati da molte restrizioni, ma questo ha incentivato molte multinazionali a delocalizzare lì la loro industria, e quindi questo ha comportato che spostare l'inquinamento dall'altra parte del mondo per prodotti che poi dovranno essere portati qui su navi a gasolio che fanno avanti e indietro per il mondo. Quindi io sto vedendo quella massima che la strada che porta all'inferno è la stregata di buone intenzioni. Quindi il paradosso è che per fare le cose nel migliore dei modi in Occidente stiamo delocalizzando in altre parti del mondo dove stanno facendo peggio di noi. Quindi il paradosso, a mio avviso, credo che sia in un certo senso l'estrazione del petrolio non sta diminuendo, e quindi io sto vedendo che ogni barile di petrolio che consumiamo meno noi perché siamo sempre più bravi, lo consumano in più dall'altra parte. Quindi si sposta l'economia, si spostano tante realtà, ma l'inquinamento. La domanda è, secondo voi come si può trovare una politica globale che miri in modo più concreto alla riduzione dell'inquinamento, magari per frenare forse la delocalizzazione, la globalizzazione, cioè riportare a fare tutto a chilometro zero il più possibile, in modo sostenibile. Ecco, questo dicevo, insomma, perché io sto vedendo questo, che secondo me la delocalizzazione, la globalizzazione sta portando più inquinamento. Grazie. Chi vuole rispondere? O prendiamo già altre domande? Ci sono altre domande. Se ci sono altre domande le possiamo prendere e poi rispondiamo insieme magari. Un'altra? Rapidamente, grazie. Alors j'ai noté ma question justement pour être sûr de pas. Ne ho preso nota per non dimenticarla. Per la signora Senac, lei diceva camminare in modo diverso e colpire insieme per descrivere la convergenza delle lotte di gruppi che generalmente si odiano, ma questo supporrebbe che si conoscesse il nemico comune. Si è parlato di neoliberalismo, di
ultracapitalismo. Nei fatti molte persone si ritrovano in questo sistema capitalista di consumo e non soltanto nelle classi popolari, perché sarebbe facile dire gli elettori del Front National vogliono ciascuno un'auto, ma anche coloro che si descrivono come ecologisti sono coloro che prendono di più l'aereo, che importano il cibo dall'altra parte del mondo, che non hanno necessariamente un comportamento più ecologico. Alors, juste, moi je parle à partir d'un terrain. Io parlo a partire da un terreno di attivisti, responsabili di associazioni. La loro parola è questa. Loro dicono che non si vedono per forza come in contraddizione gli uni contro gli altri, femministi, antirazzisti, ci sono divisioni, tensioni, ma l'idea è che ognuno debba rappresentare la specificità della propria lotta, ma ci devono essere dei momenti di incontro per poter lottare insieme. Ho citato Trotsky, che forse non è proprio in grande salute, non ho potuto intervistarlo, però marciare insieme, diciamo marciare separatamente e colpire insieme. Rispetto all'incoerenza individuale, direi che è essenziale pensare all'emancipazione a seconda di quello che ci permette l'organizzazione economica della società. Avevo intervistato Pierre Abbé, che aveva l'idea del colibrì, di colibrì che tutti, ognuno deve fare la sua parte, è un po' un approccio che si può vedere come facente parte della diversità tattica, che però non è sufficiente. La coerenza è più facile che per quelli che hanno i mezzi che quelli che non ce l'hanno. Si può non avere la macchina, abitare in centro, privarsi di viaggi in aereo, però a volte non si può non avere una macchina se si vive magari in periferia e non si può sempre avere i mezzi per comprarne un'elettrica. Quindi dipende dai mezzi strutturali che si mettono in gioco per agire. I gilets jaunes all'inizio si sono ribellati contro la tassa carbonio che toccava le classi più vulnerabili, i lavoratori più poveri. Bisogna stare attenti a questa logica di piccoli gesti. Però sappiamo che non farà la differenza finché non avremo i mezzi strutturali per poterla veramente realizzare. Prima cosa da fare è riconoscere la violenza, cioè la violenza strutturale che è insita nel regime climatico in cui ci troviamo. Se non vediamo questo, non possiamo capire che anche se adesso le classi medie e le classi subalterne adottassero tutte le misure per ridurre la loro impronta ecologica, noi il problema non lo risolviamo, perché abbiamo 100 multinazionali che da sole inquinano per il 70%. Allora il problema è individuare in un sistema economico che ancora oggi con le delocalizzazioni e con la transizione ecologica sta spostando la frontiera dell'estrazione di valore, di materia, di vita. Se noi non vediamo questo in questo momento e non capiamo che la lotta alla guerra imperialista che è in atto in questo momento, che la lotta per tenere una parte della comunità umana, cioè donne, salariati, segregati in spazi subalterni, noi non riusciamo a fare quello che diceva Rejan prima, muoversi su diversi fronti e colpire uniti. Ma il nemico, a me non piace questa logica amico-nemico perché semplifica, perché il capitalismo è dentro le nostre vite, chiamiamolo, questo sistema si chiama capitalismo, cioè che ha come obiettivo estrazione di valore da ogni cosa. Non è fare teoria, è un dato,
è un dato di fatto. Allora, se noi non sveliamo innanzitutto il sistema di violenza e di oppressione, non diventano chiare le azioni. E questo io trovo violento il fatto, non nella tua domanda, ma nel dibattito pubblico, che venga colpevolizzato il singolo, quando la responsabilità non è del singolo, perché è strutturale. E faccio un esempio. Chi in questo momento sta spacciando la transizione ecologica per transizione ecologica, la trasformazione dell'intero parco auto da gasolio a auto elettrica? Chi non si rende conto che questa politica, che sta costando un colpo di Stato in Bolivia per recuperare le materie prime per le batterie delle macchine in Germania, chi non si rende conto che questa non è una transizione ecologica, che la vera transizione ecologica è sostenere il trasporto collettivo e pubblico? E allora la battaglia dei lavoratori e delle lavoratrici della GKN diventa fondamentale, perché il mondo del lavoro e il mondo dell'ambiente per la prima volta si mettono insieme, e quei lavoratori e quelle lavoratrici stanno in questo momento cercando di mettersi nelle condizioni di realizzare una politica industriale che vada verso questa transizione. Cioè, bisogna transitare da un modo all'altro di vivere. E allora, se noi non capiamo che dalle città, ad esempio, il trasporto non può più essere privato, e che non risolveremo il problema con le auto elettriche, che stiamo producendo, avremo bisogno di produrre la stessa energia. Faccio un'ultima e chiudo questione: perché nel dibattito pubblico nessuno mette in questione il consumo di energia? E stiamo rincorrendo altre fonti di energia, quando il problema è che consumiamo troppa energia per produrre cose dannose all'ambiente e alla vita di ognuno di noi. Allora, se non si attacca questo tema, a partire dalle vite materiali, perché tutto questo ha un effetto devastante sulle vite di milioni di persone, è da lì che bisogna partire, dalla necessità di pretendere una vita degna. E allora, quando questo diventa chiaro, almeno per me è stato così, io ho iniziato, ho imparato a fare assemblee e a fare ricerca in azione intorno alle discariche dei rifiuti tossici nella mia regione, perché le industrie del nord smaltivano illegalmente tramite la camorra nella mia regione per abbattere i costi, per tenere alto il saggio di profitto. Questa cosa, se io non avessi avuto l'esigenza e non avessi capito che quello che stava accadendo alla mia terra, alla gente che mi stava vicino e al mio stesso corpo, che quello era un atto di violenza, io non avrei capito come incrociare la lotta con altre forme di lotta. E il movimento femminista in questo è stato decisivo, credo, specialmente in Italia, perché il movimento femminista ha messo in evidenza una cosa: che questo sistema di produzione, per reggere, aveva bisogno di forze di riproduzione, cioè di nature umane e non umane messe al lavoro gratuitamente. Le donne nel lavoro di cura a casa, gli animali nei grandi allevamenti, interi campi a coltivazione a monocultura che desertificano la terra. Allora, questo svelamento della natura oppressiva del sistema climatico in cui noi ci troviamo, oggi io credo, e sono d'accordo con Rejan, potrebbe essere un grande momento di convergenza per lottare contro le guerre imperialiste, contro l'inquinamento e contro lo sfruttamento delle forze produttive e delle forze di riproduzione. Camille. C'était ça le risque de passer à la fin. E questo hanno già detto tutto. Io rapidamente aggiungerò solo questo sulla questione più globale di come fare che altri paesi non abbiano, che non hanno intenzione di cambiare, paesi emergenti, l'India, la Cina, che vengono citati spesso. Dobbiamo ricordarci della nostra responsabilità storica. Noi contiamo solo le nostre emissioni sul nostro territorio, dimenticando due cose fondamentali: la nostra responsabilità storica, quando guardiamo l'Africa, 4% sono 4% di emissioni serra, gas a effetto serra,
in parallelo, quando cominciamo a guardare non solo le emissioni dei nostri territori, ma da dove vengono, a guardare anche le importazioni e l'impronta carbonio delle nostre importazioni, possiamo dire che quando compriamo una maglietta a un euro, quindi la fabbrica non è in Francia, l'abbiamo delocalizzata l'inquinamento e lo sfruttamento. Per chi funzionano le fabbriche molto inquinanti della Cina? Funzionano e producono in parte anche per noi, non solo per noi, ma molto anche per noi. Quindi dobbiamo assumerci la responsabilità storica, un obbligo. E poi c'è la diplomazia ambientale. L'idea è dirci che c'è un vero interesse nell'agire a favore di un progetto ecologico, non solo per i panda o per salvare i ghiacciai, ma perché l'unico progetto serio di pace è l'unica anche possibilità di pace. La nostra fine della dipendenza dalle energie fossili, fine dei dittatori. Noi dipendiamo da Total, è stato l'ultimo a partire dalla Russia. Noi abbiamo quindi finanziato il massacro della popolazione ucraina. Molte guerre, molti conflitti, e guardate dappertutto, non si spiega tutto con questo, ma la dipendenza dalle energie fossili, le sfide legate alle risorse sono veramente una parte importante perché spiega i conflitti in corso. All'inverso, avere politiche ecologiche ambiziosi e avere anche maggiore stabilità, perché ci saranno migrazioni in massa dopo la destabilizzazione dovuta ai cambiamenti climatici. Popolazioni intere dovranno spostarsi. Quando la temperatura aumenta in regioni molto umide, si può morire letteralmente di caldo, si cuoce letteralmente come una bistecca. Quindi quando si parla di 44 gradi che sono andati che avete avuto in Italia, in alcune regioni ci sono anche a 39 gradi, visto che è molto umido, diventa impossibile sopravvivere. Quindi non c'è solo un aumento della temperatura, ma ci sono zone intere del mondo che diventano inabitabili perché non si riesce più a sudare. E sudare, che può sembrare una cosa brutta, ci aiuta a ridurre la temperatura corporea, però se è troppo umida l'aria intorno a noi, è troppo calda, non si può più sudare, si muore di caldo letteralmente. Quindi moltissime regioni del mondo sono in queste condizioni, quindi il clima distrugge la biodiversità, distrugge i corpi degli esseri viventi. Le misure ecologiche sono qualche cosa che può creare instabilità e caos? Ebbene no, la vera risposta è al contrario, un'opera di pace, un progetto di pace globale consiste nel lottare per salvare il pianeta dalla minaccia climatica, dalla rovina climatica. Parliamo ora di un progetto petrolifero in Uganda, in Yemen, un progetto francese, a conduzione francese, come si andavano a prendere risorse che non sono nostre per fare uno sviluppo che poi ha reso quella regione inabitabile. E quindi quelle sono tutte conseguenze, si scatena una guerra climatica senza dichiararla. E per tornare alla questione della disuguaglianza nell'azione, come l'hanno detto le mie due compagne, non si può chiedere a giocatori, giocatrici di giocare diversamente a un gioco se le regole sono scritte in modo tale che non si possa fare altro. Si può creare una società di bari, di gente che imbroglia, che dice bisogna buttare il tavolo per aria. Però se non rendiamo possibili le condizioni di un mondo ecologico, non potremo essere all'altezza di quello che ci aspetta, di far fronte alle sfide dell'umanità. C'è un libro molto chiaro su questo, quello di Thomas Piketty e Julia Cagé, che hanno scritto un grosso libro sul
su molte cose, sul voto, sulla politica, però dicono che il voto si fa su questioni identitarie, di ideali, ma sui servizi pubblici. Uno dei grandi assi del voto non sono gli ideali, ma i servizi pubblici. Si va a votare perché si vuole che il sindaco apra un asilo, aggiunga due autobus. A partire dal momento in cui vedremo che l'ecologia come quello che mette la priorità sui servizi pubblici, potremo adottare il sistema dell'economia grazie al bisogno, quindi sbarazzarsi della società dell'inutile. Abbiamo una quantità di risorse limitate. C'è lo Stockholm Resilience Center che ha teorizzato l'idea dei nuovi limiti planetari. Quando si superano si esce dalla zona di sicurezza dell'umanità. Ne abbiamo già superato 6 di quei limiti. Stiamo uscendo dalla zona di sicurezza per l'umanità. Quindi dovremmo dirci, ecco l'ambito nel quale dobbiamo pensare l'economia. L'economia era già l'idea di Aristotele. Occupiamoci della nostra casa, del nostro focolare domestico, di fare in modo che ciascuno possa avere sicurezza, educazione, abbastanza da mangiare. Quando si pensa all'economia in questi termini, dare l'accesso a ciascun essere umano a ciò di cui ha bisogno, dopo c'è la società del tempo liberato. Non dobbiamo andare a cercare altre risorse in più nei fondali marini, in paesi che non sono i nostri, per rovinarli. Non abbiamo bisogno di affaticare i nostri corpi fino alla morte, perché tanta gente muore di troppo lavoro oggi. Quindi non dobbiamo sfruttare le risorse all'infinito, ma dobbiamo semplicemente soddisfare i nostri bisogni primari e creare la società del tempo liberato. Molto più tempo per far del bene, per stare bene. E mi sembra una cosa più saggia, più logica per il futuro. È arrivata l'ora probabilmente di chiudere questa meravigliosa giornata di dibattiti. Io ringrazio tantissimo naturalmente l'ambasciata francese per averlo organizzato e i nostri ospiti dell'ultimo panel, Camille Etienne, Regine Senac e Nicola Capone, che sono stati qui con noi e che sono comunque a vostra disposizione se volete fargli qualche domanda in privato. Grazie mille a tutti. Grazie. E buonanotte.